Oggi abbiamo preparato la crema pasticcera, è la regina delle creme, è la base su cui si fonda tutta la pasticceria siciliana e abbiamo fatto una crema che ha fatto un viaggio nel tempo. È partita da 100 anni fa ed è arrivata ai giorni nostri. Quindi quello che abbiamo preparato sono due creme pasticcere, una con la ricetta originaria di mio nonno di 100 anni fa, e quindi una crema molto povera, dove non ci sono tuorli, non ci sono uova, ci sono dei colori, c'è lo zucchero, c'è il latte, c'è l'addensante, e una invece è la crema moderna, diciamo la crema che tutti noi oggi facciamo nelle nostre pasticcerie, quindi con ricca di tuorli, ricca di latte fresco, di panna, e quindi diciamo una crema che rispecchia quella che è la qualità della pasticceria italiana oggi. Il segreto di una crema pasticcera perfetta è soprattutto uno, e credo che sia importante la qualità, l'eccellenza delle materie prime, ma che non basta, occorre anche una buona tecnologia, una metodologia quindi professionale, perché ogni crema è diversa l'una dall'altra, sia dal nord al sud, ma anche da pasticceria a pasticceria. I miei punti fermi in pasticceria sono precisione, rispetto per le materie prime che vengono utilizzate, condivisione di una squadra che lavora per lo stesso obiettivo, che è quello di ricercare sempre e in ogni caso la qualità e l'eccellenza di quello che facciamo, e soprattutto non sentirsi mai arrivati, mettersi sempre in gioco e cercare di migliorare sempre di più quello che le nostre capacità possono avere.